Grazie dell'intervento. Ora la parola a Filippo Buccarelli, sociologo, poi interviene Paolo Migliorini dell'Associazione Regionale delle RSA. Grazie dell'invito e grazie dell'opportunità di aver sentito queste relazioni molto complete e molto dettagliate e anche dell'opportunità di intervenire. Lo farò brevemente, richiamando soltanto due o tre aspetti che ho visto sottolineati dalle relazioni. E questo richiamo, insomma, vale anche come uno stimolo alla riflessione e una domanda poi ai relatori. La prima considerazione che volevo fare è che quando parliamo di riforma del welfare abbiamo davanti una platea fatta di antiche e nuovi bisogni. Probabilmente dovremmo cominciare anche a pensare a quelli che saranno i probabili bisogni del futuro. Voglio dire, io avevo sotto gli occhi proprio ieri i dati dell'ultima ricerca Alma Laurea sugli esiti, diciamo, occupazionali dell'apporto 2013. E qui mi colpiva enormemente alcune cose. Per esempio, notavo come il tasso di disoccupazione ad un anno dalla laurea dei laureati di primo livello passa dall'11,2 del 2007 al 22,9 del 2011, per esempio. Quelli di secondo livello e magistrali, anche qui un salto dal 10,8 al 20,7. E esiti contrattuali vari. E un altro elemento, il guadagno medio netto mensile, che per quanto per esempio riguarda i laureati di primo livello passa da 1.284 euro nel 2007 a 1.049 nel 2011. Queste sono soltanto alcune indicazioni per dire che probabilmente noi ci troviamo di fronte a una platea potenziale, no? Estremamente ampia, che metterà ulteriormente, no? a rischio, o comunque sfiderà ulteriormente i meccanismi di welfare. E questo mi porta alla seconda considerazione che mi suscitava, per esempio, l'intervento della professoressa che parlava di welfare, secondo welfare, no? Welfare integrativo. Non si è fatto riferimento, perché non era poi neanche immediatamente sotto il fuoco, ma insomma a un problema fondamentale, che è quello della riforma del mercato del lavoro. Lei a un certo punto giustamente ha detto, parlando di welfare aziendale, come il rischio sia quello degli insider e degli outsider. Io credo che questo sia un presupposto fondamentale il riferimento al mercato del lavoro, ogni volta che ci confrontiamo poi con questi problemi. Perché qui, io credo, in questo Paese sia saltato definitivamente il tappo, e che probabilmente ci troviamo di fronte all'esigenza di guardare a questo problema con categorie un pochino diverse da quelle con cui tradizionalmente l'abbiamo fatto. Cioè a dire, noi abbiamo un mercato del lavoro totalmente ingessato, ormai depauperato, dove con uno stillicidio lento si esce, non si entra, perché questi sono i dati in qualche modo. E allora c'è bisogno anche di riconfigurare, e qui per esempio anche il professore, parlando, no, della Costituzione, dell'elemento del riferimento al lavoro, riconfigurare con più coraggio alcuni meccanismi del mercato del lavoro. E quindi in questo senso io sono stati richiamati appunto gli esempi del Nord Europa, Danimarca, Svezia. A me pare che quei modelli, che non possono essere presi ideologicamente e tradotti automaticamente qui nel nostro Paese, ma debbano in qualche modo essere, se di buone prassi parliamo a livello europeo come metodo, assolutamente presi in considerazione, e avere il coraggio di dire che certe scelte in termini di flexicurity vanno fatte, perché allora cambia, come dire, la configurazione, potenzialmente anche la sostanza dei bisogni. E quindi poi possiamo in una prospettiva di medio e lungo periodo ragionare forse in maniera un po' più puntuale. Le ultime due cose. Un elemento che forse va problematizzato ancora di più è la differenza territoriale di questo nostro Paese, perché noi oggi forse un pochino abbiamo parlato di welfare come un modello che si riferisce a una realtà omogenea. Per esempio, molto interessante
nelle relazioni in riferimento appunto al modello integrativo o al secondo welfare, mi chiedo in Calabria se sia possibile, come dire, no? Una soluzione aziendale come quella invece estremamente interessante mostrata a Milano, comunque in Lombardia. E l'ultima cosa che volevo un attimo sollevare come, appunto, come stimolo anche a una risposta è questa. Il professore ha richiamato la Costituzione o comunque il modello costituzionale italiano, no? Ponendolo sotto interrogativo, e naturalmente il riferimento è stato fatto alla riforma del titolo quinto della Costituzione. Io vedo una grossa contraddizione che è ancora insanata. La prima, come lei sottolineava, è che la nostra architettura istituzionale è a geometria non tanto variabile ma scomposta in qualche modo, cioè le regioni sono i riferimenti fondamentali per quanto riguarda la legislazione e le scelte. Intanto esistono modelli diversi regionali, il problema, no, che lei poneva dei parametri, degli elementi della qualità e della quantità fondamentale dei servizi è indicativo da questo punto di vista. Cioè la risposta che viene data in questi termini appunto in una regione ricca come la Lombardia o come il nord è ben diversa da quella che viene data al centro, che viene data al sud. E quindi qui si pone un problema di discrezionalità che rischia di compromettere il diritto dei cittadini a avere un accesso universale all'EM. E poi ecco, c'è secondo me un secondo problema che è quello delle funzioni. Insomma, noi abbiamo uno Stato che dovrebbe dare indicazioni e indirizzi, le regioni che debbono tradurle in politica e in programmazione ben definita, e poi abbiamo le funzioni sociali che sono in capo ai comuni e le funzioni del lavoro che sono in capo alle province, con tutta la discussione che noi abbiamo adesso delle province, sulle province e sul loro superamento. Cioè c'è uno scalino che non esiste in nessun'altra esperienza funzionante, per esempio nord europea. In Svezia sono i consigli di contea quelli che vengono responsabilizzati in maniera integrata di lavoro, sanità, scusate il fischio, lavoro, sanità e sociale. In quell'architettura così complessa come la Germania sono i Länder. I Länder che poi in qualche modo articolano, no, nei consigli circoscrizionali rurali e quant'altro. Ma questi tre livelli, le responsabilità di questi tre livelli sono allo stesso gradino. Cioè il livello è lo stesso. Qui da noi no. E allora qui concludo. Noi stiamo discutendo, probabilmente a vista, perché in questo momento la situazione è talmente caotica che non si capisce bene dove andremo a parare, ma in ogni modo, del superamento del livello provinciale. C'è anche probabilmente un superamento, o meglio, un problema di tipo comunale. 8.000 comuni forse sono un pochino troppi nel nostro Paese. Per poter gestire in maniera integrata, in maniera coerente e non, schizofrenica, funzioni come per esempio quelle del sociale, funzioni che debbono essere allo stesso livello, ripeto, poste insieme alle funzioni sanitarie e del lavoro, perché il welfare è questo tipo di integrazione. Quindi è semplicemente il porre un paio di punti per capire anche che cosa ne pensano noi i relatori. Grazie. Grazie a Filippo Buccarelli. La fase delle proposte, Paolo Migliorini dell'Associazione Regionale delle RSA e poi Alberto Magnolfi, capogruppo PDL e a suo tempo ben valente assessore regionale alla sanità, che porterà alcune idee e formulazioni della sua forza politica in Consiglio regionale.